Namaste Yogis, sono Barbara Beltrami, vi do il benvenuto nella nostra nuova lezione del Fit Yoga Camp. Anche Tao vi dà il suo benvenuto nella lezione. Nella lezione di oggi, come al solito 20-25 minuti super intensi, potrebbero servirvi dei pesi, quindi se li avete e li volete utilizzare, se no non è un problema, teneteli vicini, pronti per essere aggrappati. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo due cose importanti. Iscrivetevi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto, così non avrete più scuse perché ogni volta che pubblico una nuova lezione riceverete la notifica. E poi, se volete vedere com'è questo programma Fit Yoga Camp nella sua versione più completa, quindi dove ci sono 28 lezioni anziché 12 e dove avete anche un sacco di suggerimenti per fare questi esercizi, quindi avete anche 28 tutorial, vi consiglio di dare un'occhiatina al link qua sotto, potrebbe piacervi, potrebbe interessarvi se vi state divertendo facendo queste lezioni insieme a me. Andiamo subito a cominciare, mi raccomando, super strong come sempre. Cominciamo subito la nostra lezione portandoci in cima al tappetino. Inizieremo con 5 Surya Namaskar B modificati, quindi seguitemi. Inspirando troviamo la nostra sedia, espirando mani a terra direttamente in chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, gamba destra in alto, andiamo in un affondo alto inspirando, espirando chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, gamba sinistra in alto, affondo alto sulla gamba sinistra, inspirate, espirando chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, piegate le ginocchia, un bel salto, inspirando trovate la sedia e poi distendete le gambe, mani al cuore. Questa era una ripetizione, ne facciamo altre 4. Inspirando, braccia al cielo, trovate la vostra sedia, mani a terra, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, gamba destra in alto, piede destro sulla cima del tappetino, inspirando a fondo alto, espirando chaturanga, inspirando cane a faccia in su, espirando cane a faccia in giù, gamba sinistra in alto, piede sinistro in avanti, affondo alto, inspirando, espirando chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, inspirando venite sulle punte dei piedi, piegate le ginocchia, salto in avanti, proviamo la nostra sedia e poi distendiamo le gambe, mani al cuore, erano 2. Andiamo a fare la terza. Inspirando, sedia. Espirando, chaturanga. Inspirando, cane a faccia in su. Espirando, cane a faccia in giù. Gamba destra in alto, venite avanti. Inspirando, affondo alto. Espirando, chaturanga. Inspirando, cane a faccia in su. Espirando, cane a faccia in giù, gamba sinistra in alto, affondo alto, venite su, espirando mani a terra, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, fate un bel salto, in avanti, troviamo la nostra sedia, inspirate, distendete le gambe, mani al cuore, erano 3, ne abbiamo ancora 2. Inspirando trovate la vostra sedia, espirando chaturanga, inspirando cane a faccia in su, espirando cane a faccia in giù, gamba destra in alto, affondo alto, inspirate, espirando chaturanga, inspirando cane a faccia in su,
espirando, canafaccia in giù, gamba sinistra in alto, affondo, alto, allungate bene, mani a terra, chaturanga, cane a faccia in su e cane a faccia in giù. Venite sulle punte dei piedi, piegate le ginocchia, saltiamo in una sedia. Inspirate, distendete le gambe, braccia al cuore, mani al cuore. Andiamo per un'ultima volta per questa serie. Troviamo il nostro Utkatasana. Inspirate qui, espirando, mani a terra, chaturanga. Cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Inspirando, gamba destra in alto, affondo, alto. Espirando, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Inspirando, gamba sinistra in alto, affondo, alto. Inspirate, espirate, mani a terra, chaturanga, cane a faccia in su. Inspirando, cane a faccia in giù. Espirando, venite sulle punte dei piedi, piegate le ginocchia, troviamo la nostra sedia, allungate bene. Inspirando, distendete le gambe, espirando, mani al cuore. Andiamo nel nostro secondo esercizio. Venite sulle punte dei piedi, cominciate a scendere sul tappetino, ci andiamo a sedere e prendiamo i nostri pesi, se li avete. Troviamo una posizione di Navasana, è da qua andremo a fare i nostri Russian Twist, portando prima il peso a destra e poi a sinistra, solo la vita si muove. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Portate i piedi in cima al tappetino e da qui andiamo a dondolare. Ci riportiamo in piedi. Inspirando, venite su a metà strada. Espirando, chaturanga. Inspirando, cane a faccia in su. Espirando, cane a faccia in giù. Da qui troviamo una tavola laterale. Siamo sulla mano destra. Sollevate la gamba sinistra, il braccio sinistro sopra la testa. Teniamo per 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, per 10 volte, ginocchio e gomito si avvicinano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, riportate le mani a terra, chi vuole chaturanga oppure cane a faccia in giù e cane a faccia in su. Ci riportiamo nel cane a faccia in giù, andiamo a farlo dall'altra parte. Vashistasana sulla nostra mano sinistra, sollevate la gamba destra, braccio destro, teniamo per 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andiamo a fare i nostri crunch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mani a terra. Inspirate qui, espirando, chaturanga. Inspirando, cane a faccia in su. Espirando, cane a faccia in giù. Venite sulle punte dei piedi, piegate le ginocchia, un bel salto sulla cima del tappetino, prendete i pesi se li avete,
ci solleviamo e andiamo a portare indietro la gamba sinistra. Aprite le braccia, poi scendiamo e chiudiamo i gomiti. Inspirando, salite col ginocchio, aprite le braccia e portate le braccia in alto, ginocchio al petto. Lo facciamo per 5 volte. 1. Aprite quando salite, braccia in alto, 2. 3. 4. E 5. Mani al petto, andiamo sull'altra gamba. Portate la gamba destra indietro, scendete col ginocchio, chiudete i gomiti. Inspirando, aprite e salite col ginocchio destro, braccia in alto, ginocchio al petto. 2. Chiudete i gomiti, ginocchio a terra, aprite, braccia in alto. 3. A terra. 4. E 5. Ultima volta, aprite, braccia in alto. Riportiamo i pesi a terra e ripartiamo con una nuova serie. È stata molto lunga, quindi non arriveremo a farne 4 sicuramente. Inspirate, braccia in alto, troviamo la nostra sedia. Mani a terra, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Gamba destra in alto, affondo alto. Inspirate, espirando, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Gamba sinistra in alto, venite in avanti, affondo alto. Chaturanga, cane a faccia in su e cane a faccia in giù. Un bel salto sulla cima del tappetino. Utkatasana, distendete le gambe, mani al cuore. Inspirando, Utkatasana, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Gamba destra in alto, affondo, alto, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Gamba sinistra in alto, affondo, alto, chaturanga, cane a faccia in su e cane a faccia in giù. Un bel salto nella vostra sedia. Inspirando, distendete le gambe, mani al cuore, andiamo per la terza volta. Inspirate, sedia, espirando, chaturanga, inspirando, cane a faccia in su, espirando, cane a faccia in giù. Gamba destra in alto, ginocchio al petto. Inspirando, affondo alto, espirando, mani a terra, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Gamba sinistra in alto, affondo alto, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Facciamo un bel salto nella nostra sedia. Inspirando, distendete le braccia, mani al cuore. Andiamo subito per la quarta volta. Inspirando, trovate la sedia, espirando, mani a terra, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Inspirando, gamba destra in alto e troviamo il nostro affondo. Inspirate, allungate bene, mani a terra, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Inspirate, gamba sinistra in alto, affondo, alto, mani a terra, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Un bel salto nella vostra sedia. Distendete le gambe, mani al cuore, andiamo per l'ultima volta. Inspirando,
trovate la sedia. Espirando, mani a terra. Chaturanga. Cane a faccia in su. Cane a faccia in giù. Inspirando, gamba destra in alto. Affondo. Alto. Mani a terra. Chaturanga. Cane a faccia in su. Cane a faccia in giù. Inspirando, gamba sinistra in alto, piede sinistro sulla cima del tappetino, affondo alto, mani a terra, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Venite sulle punte dei piedi, piegate le ginocchia, troviamo la nostra sedia. Inspirando, distendete le gambe, espirando, mani al cuore. Andiamo nel secondo esercizio. Ci portiamo a terra, prendete i vostri pesi, andiamo a fare i nostri Russian twist. Sollevate le gambe per 20 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Portate i pesi a terra, vicino al mattoncino. Inspirate qui, espirando, veniamo su. Inspirando, Ardha Uttanasana. Espirando, Uttanasana. Inspirando, venite su a metà strada. Mani a terra, Chaturanga. Inspirando, cane a faccia in su. Espirando, cane a faccia in giù. Inspirando, troviamo la nostra tavola laterale sulla mano destra. Braccio sinistro sopra la testa. Sollevate la gamba sinistra. Tratteniamo per 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 volte crunch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trovate la vostra tavola. Chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Andiamo a farlo dall'altro lato. Venite avanti, trovate la tavola laterale, braccio sopra la testa, gamba destra si solleva, tenete per 10 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, crunch, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ritroviamo la tavola. Inspirate qui, espirando, chaturanga. Inspirando, cane a faccia in su. Espirando, cane a faccia in giù. Venite sulle punte dei piedi, piegate le ginocchia, un bel salto in avanti e ci risolleviamo. Ultimo esercizio, prendiamo i nostri pesi e portiamo la gamba sinistra indietro. Ginocchia a terra, gomiti che si toccano, inspirando sollevate il ginocchio, aprite, espirando ginocchio al petto, braccia distese. Ritorniamo giù. Ginocchia a terra, gomiti chiusi. Inspirando, sollevate, aprite. E sono 2. 3. 4. E 5. Tornate al centro e cambiamo gamba. Tornate indietro con la gamba destra, scendete col ginocchio, chiudete i gomiti, inspirando aprite, espirando su,
torniamo giù, 1, 2, 3, 4, 5, tornate al centro. Questa lezione, queste sessioni, questi esercizi erano molto lunghi, non ce la faremo a fare 4 ripetizioni, magari 3. Siamo arrivati a quasi 20 minuti, se volete vi potete fermare qui perché è stato veramente massacrante, ma se avete un po' di tempo e volete fare un altro round, andiamo insieme. Inspirando, trovate la vostra sedia, espirando, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, gamba destra in alto, affondo alto, mani a terra, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, gamba sinistra in alto, affondo alto, mani a terra, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, un bel salto in avanti, troviamo la nostra sedia. Inspirando distendete, espirando mani al cuore, questo giro ne faremo solo 3, quindi un bonus per voi. Inspirando troviamo la sedia, espirando chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, inspirando gamba destra in alto, affondo alto, inspirate, espirando mani a terra, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, inspirando gamba sinistra in alto, affondo alto, mani a terra, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, un bel salto sulla cima del tappetino, trovate la vostra sedia, distendete le gambe, mani al cuore, ne facciamo ancora uno. Il mio fiato è veramente sotto pressione. Inspirando, un bel Utkatasana. Espirando, chaturanga. Inspirando, cane a faccia in su. Espirando, cane a faccia in giù. Gamba destra in alto. Inspirate nel vostro affondo alto. Espirate, chaturanga. Inspirate, cane a faccia in su. Espirate, cane a faccia in giù, gamba sinistra in alto, inspirando bene, affondo alto, espirando, chaturanga, inspirando, cane a faccia in su, espirando, cane a faccia in giù, punte dei piedi, un bel salto, troviamo la nostra sedia, inspirando distendete le braccia, espirando, mani al cuore, per fortuna era l'ultimo. E l'ultima volta che facevamo questo saluto B, ci portiamo a terra, prendiamo i pesi e andiamo a fare i nostri 20 Russian Twist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Portate i pesi a terra ai lati del tappetino, ci serviranno tra poco di slancio. Veniamo su, inspirando Ardha Uttanasana, espirando Uttanasana. Chi è avventuroso può venire in un chaturanga, cane a faccia in su, uno degli ultimi, e cane a faccia in giù. Da qui andiamo in Vasisthasana sul braccio destro, braccio sinistro sopra la testa, sollevate il piede sinistro, teniamo per 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, crunch, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Trovate la vostra tavola se volete cane a faccia in giù, espirando altrimenti chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Facciamo il nostro Vashistasana dal lato sinistro, gamba destra, braccio destro, sollevati per 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 crunch, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mani a terra. Vi consiglio veramente un bel cane a faccia in giù, oppure super strong chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. E da qui inspirate un bel salto sulla cima del tappetino. Ultimissimo esercizio per oggi. Prendete i pesi, gamba sinistra indietro, ginocchio a terra, gomiti si toccano. Inspirando aprite, espirando su, è 1, 2, 3, 4 e 5. Cambiamo gamba, portiamo, mamma mia, la gamba destra indietro, ginocchio a terra, gomiti chiusi, inspirando salite e su, ed è 1, 2, 3, 4, ultimissimo, e 5. Rilassate i pesi a terra, sediamoci a terra e sdraiamoci, piante dei piedi che si toccano, aprite le gambe, ginocchia all'esterno, trovate un bel supta, Baddha Konasana, rilasciate tutto il lavoro nel core, nei flessori delle anche, nelle gambe, tenete gli occhi chiusi, state qui fino a che il respiro non è tornato alla normalità. Ci vorrà un po'. Anche se erano solo 3 serie, è stata una lezione durissima, in particolare dal punto di vista cardiovascolare, quando il cuore, il battito cardiaco sale, è molto più difficile tenere il focus e fare esercizi di forza, quindi siete stati stimolati a tutti i livelli, bravissimi. Sono orgogliosissima di voi, siatelo anche voi. Ci vediamo nella prossima lezione. Namaste.